Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati su Radio Bomba del Friuli Venezia Giulia. Vediamo un attimo che alziamo un po' il volume. Eccoci qua. Avevo la voce un po' bassa in questi giorni. Allora, andiamo subito sulle notizie del TG nazionale e poi vedremo se ci sono qualche aggiornamento o notizie sul TG triestino. Intanto grazie dell'ascolto su Radio Bomba del Friuli Venezia Giulia. Eccoci qua. Allora, andiamo a vedere le notizie della giornata. Borse a picco anche i mercati asiatici. Tokyo chiude peggio di Milano, meno circa 5,40% in meno sulla borsa di Tokyo. Regeni, altro mistero, scomparsi da casa PC e iPad. Venerdì funerali a Fiumicello, ma non di Stato. Nuovi elementi torbidi nella vicenda della morte del ragazzo giovane ricercatore friulano. E non si trova il suo computer, per gli inquirenti è impossibile che non avesse uno. Da capire se sia stato sequestrato dalla polizia egiziana senza fare notizia o se sono stati rubati da quello che ha, diciamo, ucciso il povero ragazzo. E venerdì, per chi volesse, per chi nelle vicinanze comunque, diciamo, diciamo dove abitava, venerdì ci saranno le esequie nella palestra comunale del suo paese. Mattarella, con gli Stati Uniti batteremo l'ISIS. Il presidente americano dice: abbiamo anche parlato degli sforzi congiunti per aiutare la Libia a formare un governo stabile. New Hampshire, Sanders in testa ai sondaggi, la discesa in campo di Bloomberg potrebbe cambiare radicalmente la corsa alla Casa Bianca. Valuto tutte le opzioni, scusate, oggi non riesco a leggere. Afferma l'ex sindaco di New York alla Financial Times, oggi il voto di New Hampshire, Dem e Repubblicani ha una svolta. L'ombra di Zika sulle Olimpiadi America. Atleti liberi di non andare. Il Comitato Olimpico statunitense, preoccupato per il virus, avvisa le federazioni sportive: chi non se la sente resti a casa. Bene. Tratta migranti, prima condanna a Palermo. 35 vittime nell'Egeo. Per la prima volta il tribunale italiano riconosce l'esistenza di un'organizzazione che gestiva la tratta di migranti. Le pene vanno, cioè hanno scritto male, scusate, non sono io che leggo male, vanno dai 2 ai 6 anni, ma in mare si continua a morire purtroppo, e dai 2 ai 6 anni io gli darei l'ergastolo 30 anni, così, visto perché, e quanti morti ci sono stati per una tratta così corta, e mi sembra un po' strano, onestamente, che stranamente gli scafisti non vengano mai trovati, quasi, quasi mai, secondo me. Cioè, vogliono prendere i soldi senza poi portarli. Perché è troppo strano che muoiano così tante persone. È una tratta, veramente, se uno a vedersi il tratto di mare, uno pensa giorni, no, no, sono praticamente 8-10 ore di viaggio in mare. Per così poco tempo, così tanti morti, mi sembra un po'. Mi puzza la cosa. Imogen spaventa l'Inghilterra, 20 fino a 150 km orari. I fenomeni più intensi si registrano sulle coste sud-occidentali dell'isola, dalla Cornovaglia a quelle gallesi. Migliaia di persone sono rimaste al buio. Una minore partorisce a casa, nasconde il feto nell'armadio. Mamma mia. La ragazza ha nascosto il feto in una borsa e l'ha messo nell'armadio della sua camera, poi è stata ricoverata per un'emorragia. A trovare il corpicino la madre, tornata a casa per recuperare gli effetti personali. Mamma mia. Ma perché? Perché uccidere un bambino? Cioè, non capisco. Hai fatto la cagata? Cioè,
curati di questo bambino, perché fare queste stronzate? Primarie Milano, trionfa Giuseppe Sala, calano i votanti. Milano, per la gang del Macete arrivano tre condanne a 16 anni. Furono aggrediti due ferrovieri, uno dei quali venne colpito con il macete e rischiò di perdere il braccio. Finalmente un po' di giustizia. Palermo, 25enne, giù dagli scogli per scattare una foto. Cecilia Serafini di Modena era in vacanza nella riserva di Capogallo. È caduta in un dirupo profondo 30 metri mentre scattava la foto al paesaggio di Mondello. Fatale una disattenzione. Io posso capire tutto. Ma, ok, disattenzione, ma tu vai a fare una foto vicino a un burrone? Cioè, non lo so io. Hai perso la vita per una cagata. Ok. Tutto quello che vuoi, bello il paesaggio, perché comunque c'è a Palermo, tutto il sud ha dei paesaggi che sono eccezionali, ma fai una foto senza rischiare la vita, no? Raffaele Sollecito, assolto in via definitiva per omicidio della studentessa Meredith Kercher a Perugia, si occuperà di lapidi e funerali con la sua startup. Nuova vita da imprenditore dell'aldilà. Bene, ma porca. La lettera da un campo nazista arriva dopo 72 anni. Deportato durante la Seconda Guerra Mondiale, scrisse al padre il 5 novembre del 1943. La cartolina postale consegnata al fratello solo pochi giorni fa a Villorba, nel Trevigiano. 72 anni dopo la consegnata. Porca puga! Diciamo che le poste sono molto veloci allora, italiane. Allora, Trieste. Business dell'accoglienza. Truffa lo Stato da parte di una onlus. Ecco, nell'onlus ho fatto un catarro bene e ho sputato sul computer. A Trieste, il provvedimento di chiusura delle indagini preliminari notificato da Guardia di Finanza complessivamente a 21 persone fisiche e 4 soggetti giuridici, tra quali la Onlus, per reati di associazione a delinquere, fiscali, peculato, frodi in pubbliche forniture, falso e favoreggiamento. Bene! La gente che aiuta in realtà si aiuta! Ma che merda! Mangiare su persone che non hanno una vita, poveri, sono scappati da una guerra. E io non lo so, non lo so. La pioggia non ferma il carnevale di Muggia. Il carnevale di Muggia, uno dei più famosi di Trieste. Il più famoso di Trieste. Ecco. Andiamo a vedere, a ricercarci la notizia. Hanno fatto un aggiornamento. Beh, vediamo un attimo cosa c'è successo di nuovo. Ah, la ragazza che partoriva e nasconde il bimbo morto nell'armadio era una minorenne di Ronchi dei Legionari, quindi vicino a Trieste, vicino a Falcone, quindi nella nostra zona. Che bene, che schifo. Minorenne, poi, perché non prenderti cura? Hai fatto la cagata, no? No. Profughi, il consiglio dice no al tetto massimo. Bocciata! Al capogruppo di Trieste Popolare Paolo Rovis, bocciata la mozione presentata dallo stesso a novembre. La maggioranza vota unità l'opposizione di dividere tra a favore e chi esce dall'aula. Ma che cavolo, come cazzo scrivono? La maggioranza vota unita. Oh! Non unità, come scrivono? L'opposizione di divide tra a favore e chi esce dall'aula. L'opposizione si divide tra a favore e chi esce dall'aula. Ragazzi miei, state scrivendo su un telegiornale, cioè, che cavolo, controllate, no? Usate il T9 o il controllo ortografico. L'esigenza di una struttura più adeguata, infatti. Nulla, Casolini dice nulla in contrario se non aumenta il numero. Giustamente.
Ambulanza investe anziano a San Giacomo. Trasportato a Catinara. Direttamente perché l'ha investito e l'ha portato a Catinara. Bene. Cioè, addirittura le ambulanze stirano le persone. Incidente sulle rive, anziano colpito dal bus in codice giallo all'ospedale. Questo abbiamo detto l'altro giorno. Bene, non ci sono altre notizie, per fortuna di incidenti. Eccoci qua. A Muggia, carnevale, alcol e risse. Venerdì notte ci sono stati 20 interventi di praticamente oltre alle risse ai coma etilici. Purtroppo Muggia è uno dei carnevali più importanti anche in Italia perché è conosciuto in tutta Italia. È conosciuto anche per altre cose, purtroppo, perché il martedì grasso, l'ultimo giorno del carnevale, ogni anno aumentano gli interventi del 118 per coma etilici a minorenni. Si sfondano d'alcol praticamente. Cioè, allucinante. E oltre a venerdì 20 interventi, sabato, il giorno dopo, 18 interventi. Cioè, ragazzi miei, siete minorenni, cioè, volete divertirvi? Ok, ma perché andare a disfare di alcol? Dai, ti prego, uno si può divertire al carnevale senza disfarsi di alcol. E vi ringrazio dell'ascolto e dopo questa notizia bellissima di coma etilici e gente che vomita, beh, già me li vedo lì, vi auguro una buona giornata e vi ringrazio dell'ascolto su Radio Bomber Friuli Venezia Giulia da Andrea Canarini, grazie a tutti.